Il Dimetrodonte, il mammo dei dinosauri. Benvenuti in un altro viaggio preistorico. Oggi andremo molto indietro nel tempo. Ancora prima dell'arrivo dei dinosauri. Vedremo, infatti, un rettile preistorico molto interessante, il Dimetrodonte, o Dimetrodon. Il Dimetrodonte viene spesso scambiato per un dinosauro. In realtà era un rettile antichissimo, vissuto 40 milioni di anni prima dell'arrivo dei dinosauri. Era sicuramente uno dei più grandi e temibili predatori del suo tempo. Il Dimetrodonte è vissuto in un'era chiamata Permiano, circa 290 milioni di anni fa. I suoi fossili, la maggior parte interi e ben conservati, sono stati ritrovati in America, Europa, Cina, Russia e Sud America. Questo rettile preistorico era facilmente riconoscibile, aveva un grande corpo, lungo anche 4 metri, 4 zampe robuste ed una spettacolare vela sulla schiena. Ma a cosa serviva questa imponente cresta dorsale? Come per quella dello spinosauro, gli scienziati credono che potesse avere diverse funzioni. La vela poteva servire a regolare la temperatura corporea. Così il Dimetrodonte si sarebbe rapidamente riscaldato al sole e raffreddato all'ombra. La cresta dorsale poteva poi intimidire gli avversari. Immaginatevi un Dimetrodonte che si avvicina con la sua vela alta e minacciosa. Sicuramente nessun animale avrebbe voluto incontrarlo. Ma non tutti i Dimetrodonti avevano la stessa cresta. Alcuni esemplari avevano vele più grandi di altri, e c'è la possibilità che ci fossero differenze tra maschi e femmine. Il Dimetrodonte era un eccellente cacciatore. Aveva denti affilati e forti, capaci di dare mosche terribili. E le sue zampe potenti gli permettevano di muoversi rapidamente. Infatti, nonostante le sue dimensioni, il Dimetrodonte era un rettile molto agile. Poteva afferrare le sue prede con facilità e precisione, grazie alla sua struttura corporea ben proporzionata. L'habitat del Dimetrodonte era molto diverso da quello che vediamo oggi. Viveva in un mondo dominato da piante primitive, in un clima molto più caldo e umido di quello attuale. Si muoveva sia sulla terraferma che nell'acqua, essendo adattato ad entrambi gli ambienti. Il Dimetrodonte era un animale solitario. Trascorreva la maggior parte del suo tempo a caccia o a riposarsi al sole. Non era un animale sociale come alcuni dei dinosauri che abbiamo visto, per esempio il Velociraptor o il Brachiosauro. Sapete cosa significa il nome Dimetrodonte? Significa denti di due misure. È stato infatti uno dei primi rettili a sviluppare i denti di diverse forme e dimensioni. Questo suggerisce che aveva una dieta varia, probabilmente composta da altri rettili, pesci ed anfibi. Nonostante sia vissuto molto tempo prima dei dinosauri, il Dimetrodonte ci ha lasciato un'eredità importante. Ci ha aiutato a capire come si sono evoluti i rettili preistorici e come hanno dominato la Terra per milioni di anni. Il Dimetrodonte è un altro perfetto esempio di come gli esseri viventi si adattino al loro ambiente per sopravvivere. La sua vela, i suoi denti e la sua agilità sono tutti adattamenti che gli hanno permesso di prosperare nel suo habitat. Dobbiamo infatti sempre ricordare che la Terra è in costante cambiamento. Gli ambienti si evolvono, le specie appaiono e scompaiono, e la vita si adatta sempre a queste modifiche. Il nostro viaggio nel tempo con il Dimetrodonte è giunto al termine. Speriamo vi sia piaciuto. Non vediamo l'ora di condividere con voi altre storie affascinanti sul mondo dei dinosauri. Grazie per aver guardato il nostro video. Un saluto da Pippo e Tommy.